La capanna di Betlemme di Chieti si trasforma oggi a Pasqua in un ristorante a 5 stelle dove chef di prim'ordine hanno cucinato prelibatezze per gli ospiti della struttura che ospita in particolare senza fissa dimora. È festa qui come lo è ogni giorno però perché quotidianamente a chi non ha un tetto sulla testa o non riesce a condurre una vita dignitosa a causa della crisi non viene sbattuta la porta in faccia, anzi è accolto alla tavola con gli altri ospiti o nelle 30 stanze a disposizione. Abbiamo chiacchierato con gli utenti della capanna di Betlemme. Qui si scherza, non si è soli, si fanno laboratori creativi e molto altro e i volontari portano sulle strade da mangiare a chi sotto un tetto non vuole stare. Luca Fortunato, responsabile della capanna di Betlemme. Sì, l'associazione Comunità Papa Giovanni fondata da Don Benzi ha scelto di fare una carezza in più in questa giornata particolare che forse dove si sente ancora più il peso, tra virgolette, dalla solitudine e della povertà e quindi abbiamo deciso di coinvolgere alcuni chef professionisti che si sono resi disponibili gratuitamente per preparare delle delizie. E, tutto questo è stato finanziato naturalmente da un'associazione che vogliamo ringraziare, History Life Hollus, che già da diversi anni un po' finanzia questo pranzo di Pasqua. E questa mattina siamo andati anche a prendere i nostri amici senza tetto per strada, abbiamo fatto unità di strada. Non è una cosa straordinaria perché la prossimità noi la viviamo davvero 365 giorni l'anno, però durante le feste cerchiamo davvero di mettere una ciliegina sulla torta, fare qualcosa in più, che è un po' quello che accade in tutte le famiglie normali. All'incirca ogni giorno quanti ospiti avete a pranzo o a cena? Sì, sì, noi praticamente facciamo circa 130-140 pasti al giorno, in più ci sono le colazioni. Non è un dormitorio ma è davvero un residenziale, quindi si dorme in maniera anche più continuativa e dove ospitiamo tante persone. Ogni ospite poi ha una sua mansione. Sì, ad ogni persona che accogliamo noi chiediamo davvero loro di mettersi in gioco e uno di restituire quello che hanno ricevuto gratuitamente, cioè restituire attraverso un servizio che non è un servizio fatto a noi, diciamo, responsabili, ma proprio fatto ad altre persone che stanno soffrendo, quindi cucinare per gli altri, fare lavanderia per gli altri, pulire per gli altri e far capire loro che nessuno è così povero da non avere nulla da dare. Il caso di Tommaso, che per questioni di privacy non riprendiamo in volto, lui ora qui fa il cuoco e lo faceva di professione in Sicilia, poi ha perso il lavoro ed è finito a vivere in strada con i suoi due figli. Oggi un'altra vita. È brutto stare in mezzo alla strada. Cioè io l'ho passato dalla parte mia, di fronte ai miei figli. Perché tu eri in strada con i tuoi figli? Sì. Non faccio il nome di miei figli. Abbiamo passato quei momenti brutti, te lo dico la realtà dei fatti. Però io ripeto, ho visto Gesù che mi scendeva così. Decide un letto, cioè terra o letto. Quando io ho sentito questa parola per me è stato Gesù. Questo Gesù per me è Luca. No, no, vabbè, la situazione dal Covid in poi è in continuo peggioramento. E, tra virgolette, ci sono molte più persone disoccupate, parliamo di persone che hanno dai 50 anni in su e quindi in strada troviamo sempre più persone e in più sono aumentate persone con problemi sanitari sia psichici, psichiatrici oppure con problemi di dipendenza, tutte e due purtroppo, e invece sono diminuiti i servizi, purtroppo i servizi pubblici a favore di queste persone, quindi il sociale, noi come altre associazioni, grazie a Dio in Abruzzo ce ne sono, riusciamo davvero a cercare di tappare dei buchi. Come aiutare la capanna di Betlemme? Ciascuno di noi può farlo. Per chi volesse sostenerci, aiutarci, insomma, c'è il sito dell'associazione Papa Giovanni XXIII o le pagine della capanna di Betlemme di Chieti, potete venire a contattarci, si può aiutare in qualsiasi modo.